Buonasera a tutti ragazzi dal vostro carta al curva nord, nervoso, frasico, nervoso, nervoso, incazzato, incazzato nero, imbestialito, incazzato, infuriato e soprattutto non ce la faccio più! Prima di iniziare questo video iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella e prima di iniziare il video mandiamo un grande abbraccio al portiere del Pordenone di Gregorio che nell'infortunio di Giove, vista da fuori, pareva grave. Mandiamo comunque sportivamente un abbraccio al portiere del Pordenone. Iniziamo ad analizzare questa cazzo di merda di partita, di merda. Io non ce la faccio veramente più. Ragazzi, io non ce la faccio più. 2-1. 2-1 con due tiri in porta questi con due tiri in porta sono riusciti a vincere la partita, perché noi abbiamo lì in mezzo Sgarbi che guardava così, si guardava l'attaccante del Pordenone. Primo subito, tac, gol. E lui stava così sul colpo di testa dell'attaccante del Pordenone, stava così. Ma che cazzo fai? Cosa cazzo fai in difesa? Poi ho detto... Ecco il pareggio finalmente, Marcello Falzerano da fuori aria, grandissimo tiro e grandissimo gol che porta sull'1-1, l'ennesima amnesia di Sgarbi, che rimane così. E il Pordenone te ne fa due. La traversa di Niccolussi! Il palo poi da fuori aria dopo sul tiro, nel secondo tempo. Abbiamo concretizzato tanto, perché abbiamo giocato troppo bene, una nota stonata c'è. E adesso apriamo un caso, ragazzi. E poi parliamo del finale. Aspettate, primo caso. Cambio, buon aiuto per Iemmello. Potete spiegarmi questo cambio? Signori, freghi, potete spiegarmi questo cambio? Io voglio delle spiegazioni di questo cambio. Buon aiuto per Iemmello. Perché? Cosa cazzo frega a me? Perché hai fatto entrare Pietro Iemmello nel momento in cui il Perugia stava attaccando bene? Stava attaccando bene con Melchiorri e Buonaiuto, perché entra Iemmello e l'attacco del Perugia annullato, signori, annullato, perché non si è fatto più un cazzo, davanti alla porta del Pordenone, Bene così. Poi ragazzi arriva l'espulsione ingiusta di Marcellino Falzerano. Un'espulsione che, da quanto mi ha detto l'artiglio in live, ha detto a Dazon: svegliati. Oh, ma sti arbitri tutti con noi ce l'hanno. Io sto male, non ce la faccio più a vedere la squadra così. È riconoscibile! Noi non concretizziamo più nulla, noi non la buttiamo più dentro. E il tiro da fuori area, infatti, è la cosa, è la prova. Noi non riusciamo più a fare gol, porca puttana, non riusciamo a fare più gol. L'aveva detto anche il mister che venivamo appunto dalla vittoria sempre di 1-0 di misura. Non riusciamo più a segnare. Per giunta abbiamo un attaccante che dorme. Io l'ho difeso fino ad oggi. Lo difendo, è ok, però te devi da svegliare. Iemmello non fa un cazzo.
ha fatto quel tiro fuori, manco lui sa come cazzo ha tirato fuori. Oh! Non riusciamo più a vincere le partite, non riusciamo più a vincere le partite. Va bene l'arbitro, abbiamo giocato anche bene, il porterone ha fatto due tiri, due cazzo di tiri, due ne ha fatti di tiri, due tiri, due gol. Noi almeno 5/6 tiri l'abbiamo fatti. Il gol, Melchiorri di testa non c'è riuscito, la traversa di Niccolussi, il palo che adesso non mi ricordo di chi, il tiro di Iemmello e un rigore nel finale non dato, non dato. Ragazzi, non riusciamo più a vincere, non ce la meritiamo i playoff, stiamo ragazzi, adesso dobbiamo guardarci da dietro, dobbiamo guardarci da dietro. Oggi l'Empoli ha vinto, adesso dobbiamo andare a Pescara con una rivale concorrente, ma vi rendete conto che stagione è questa? Questa è una stagione proprio maledetta! Stagione maledetta! Due sconfitte consecutive, la prima ok con quel cazzo di Cittadella mi sta pure bene, ma quella che è successa oggi è vergognosa, è vergognosa! Io non ce la faccio più, ragazzi, io non ce la faccio più, io non ce la faccio più, io sto male, mi state a far malare, i mortacci vostra, i mortacci, dovete essere più cinici sotto porta, non ci segna più, non si vince più e non si segna più, solamente con l'Ascoli così abbiamo vinto l'1-0 e pareggiato 0-0 col Crotone, grazie. Non si segna più, non si segna più! Basta! Basta! Mi avete rotto il cazzo! Diamoci una svegliata perché se adesso contro il Pescara non riusciamo a portare a casa i tre punti, io mi indigno! Mi indigno stavolta! Basta! Ora basta! Ora basta! Basta, sono stanco di voi. Basta!